Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi andiamo a cominciare un trend di tre video all'interno dei quali vi farò vedere come io personalmente sono riuscito a migliorare in maniera anche abbastanza importante per il software. Gli argomenti che andremo a toccare sono sostanzialmente tre, ovvero la preparazione fisica, l'arma lunga e l'arma corta. Andremo a sviscerare quali sono gli aspetti che mi hanno aiutato a crescere e allo stesso tempo fornirò a voi le capacità di migliorare nel gioco del software e soprattutto migliorare determinati aspetti che probabilmente sono ancora claudicanti. Prima ovviamente, sigla. In questa prima parte del nostro trittico andiamo a parlare dell'allenamento, quindi quali sono gli esercizi che possiamo andare a fare per migliorare non tanto come utilizziamo la nostra replica, ma come performiamo fisicamente in campo. Sì, perché quanto siamo capaci di operare correttamente e soprattutto in maniera funzionale all'interno del campo da gioco è direttamente proporzionale a quanto siamo prestanti fisicamente. Non c'è bisogno di essere Arnold Schwarzenegger, cocaino, ma neanche di, insomma, essere non si può più dire nulla purtroppo. Bisogna cercare di essere il più in forma possibile. Vi andrò quindi a mostrare tutti quegli esercizi che noi come squadra e io come allenatore tendo a far fare sia a me stesso che agli altri compagni di squadra per andare a migliorare le nostre prestazioni in campo. Partiamo subito con il primo esercizio. Per questo primo esercizio non sono da solo, ma ho chiesto il contributo di un tesorino che voi conoscete sicuramente, che è il buon War. Vieni, non essere tranquillo, dobbiamo fare sé. Quello che andiamo a fare adesso è un piccolo esercizio di riscaldamento. Non ce l'ha un nome, l'ho visto in un video di Manuel Spadaccini. Ci andiamo a posizionare quindi bassi e l'idea è che le nostre ginocchia non toccano per terra. E cosa succede? Io devo cercare di toccare la tua testa, quindi tu starai davanti a me. Se io arrivo a toccare la tua testa, anzi fallo tu, mi dico, m'hai toccato. Cosa devo fare? Vado giù. E faccio 5 flessioni. È più divertente perché al posto di dover solamente flettere come dei quinoi, voi toccate la testa dell'altro e quindi c'è questo giochino che se io ti tocco la testa, vai giù e pieghi. E è più divertente che stare lì a fare delle flessioni in maniera infinita. Ma io posso cercare di schivare il tuo tocco? Tu assolutamente, cioè l'obiettivo è che se io ti vengo qua, anzi prova a farlo tu, no, vaffanculo, non ti faccio toccare. Quindi adesso lo facciamo vedere giusto per creare un po' di content e vediamo che cosa succede. Stiamo a galletto per la prima parte, prima di andare completamente in modalità bestia. Ok. Braccio allungato. Alle braccia, come puoi cantarti con le braccia lunghissime? Dai. Tanto che tu continui ad andare in là. Le fare per forza. Sì. Io non voglio fare queste espressioni. Non vedo, sei. Ok, adesso andiamo ad aumentare la difficoltà. Quindi non stiamo più a galletto, ma dobbiamo stare con le ginocchia sollevate, bella questa posizione, e dobbiamo cercare di andare a toccare. Dai. Le faccio con te. 1, 2, 3, 5. Siamo divertiti, basta, dobbiamo fermarci, no? Fa letteralmente troppo caldo per fare queste cose comunque. Un altro esercizio che vi aiuterà sicuramente tanto è correre, ma non correre e basta. Ma a seconda di quanto siete prestanti, a seconda di quanto vi volete male, con solo il fucile o con tutta l'attrezzatura, fare 4, 5, 6, 7, 8 giri del campo da gioco. Normalmente i campi da software, non ho più fiato. Normalmente i campi da software sono abbastanza larghi, quindi ci avete un bel po' da correre e questo vi permette di mantenervi in forma e soprattutto andare ad allenare la vostra, volevo dire, resistenza fisica. La smetto perché sono vecchio. Questa cosa è essenziale perché, come avrete notato giocando a software almeno una volta, siamo spesso dietro a dover correre o comunque fare tutta una serie di esercizi e movimenti, metto giù il fucile, che ci portano, come in questo caso, a non avere fiato. Se arriviamo in puntamento dopo una corsa e non riusciamo a colpire un po', il muflone serviva a emulare quella cosa lì.
Quindi, torno a dire, una cosa essenziale è appunto essere e avere un minimo di fiato. Non dovete essere Michael Phelps, non dovete correre le maratone, ma allo stesso tempo allenate almeno 2-3 volte, sarebbe consigliato, alla settimana, la vostra resistenza fisica. Non c'è per forza bisogno di correre, potete anche andare in bicicletta. Io personalmente detesto correre, quindi piuttosto vado in bicicletta o faccio del nuoto e cerco di mantenermi attivo. Chiaro è che se unite un po' di corsetta al soft air è meglio, così vi allenate una volta sola. Il secondo esercizio che io adoro fare sono gli squat con il fucile. Gli squat con il fucile sono un simpatico esercizio creato da qualche razza, perché sostanzialmente quello che andiamo a fare è tenere il fucile davanti a noi e andare a squattare in questo modo. Alleniamo così sia la resistenza delle braccia, perché dobbiamo rimanere qui in avanti, che ovviamente anche le gambe. Perché includo l'utilizzo della replica o includiamo l'utilizzo della nostra attrezzatura in questi esercizi? Per un semplice motivo. Non ci basta andare a allenare la resistenza del nostro corpo solamente con il peso che trasporta normalmente, ma dobbiamo andare ad aumentare la difficoltà mettendoci, magari non all'inizio, ma poi pian piano, dentro anche il peso della nostra attrezzatura. Perché è abbastanza impensabile che quando poi ci troviamo in campo con 3 volte tanto il peso e ripetiamo l'esercizio più e più volte, si abbia poi effettivamente la resistenza fisica per poter resistere. Tenendo conto che non ce l'ho adesso, non faccio bella figura. Potete ficcarci dentro anche il jumping jacks, dovreste andare fin giù con le mani, ma ahia, non ho voglia di farlo perché sbatto contro le cose. Però insomma, il jumping jacks confido che lo conosciate, altrimenti potete cercare jumping jacks e siete a posto. L'ultimo esercizio, che è per questa fase di riscaldamento, che è anche uno di quelli che odio di più perché normalmente perdo sempre, è il rimanere in puntamento. Rimanere in puntamento dopo aver fatto tutti questi esercizi con riposo basso, noterete che è veramente tosto, perché il nostro corpo comincerà ad aprire le braccia in maniera sbagliata e noi dovremo avere un buon allenatore che ci dice no e ci fa fare 10 flessioni se effettivamente andiamo ad aprirci, e dobbiamo rimanere in puntamento. Questo è parecchio pesante, soprattutto vi comincerà a far intuire quando la vostra replica è equipaggiata correttamente o no, a seconda delle vostre necessità. Stiamo indicativamente un minuto e 20 secondi in puntamento con il braccio destro e poi facciamo il cambio spalla e lo facciamo anche con l'altro braccio. Finito di fare questi esercizi di riscaldamento, possiamo andare finalmente ad esercitarci nell'utilizzo dell'arma lunga e dell'arma corta. Questi però sono due elementi che tratterò nei prossimi video, quindi iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati. Ovviamente, ci tengo a precisare, questi sono un po' degli esercizi che facciamo noi. Ovviamente io ne faccio tanti altri, perché per esempio ho bisogno di potenziare di più le gambe, ho bisogno di includerne altri, come per esempio questo esercizio di quadrem qui, che non lo tollero, però è perfetto soprattutto se lo fate con la replica in mano, perché è un botto tosto. Ci può essere anche la necessità di andare a potenziare la muscolatura alta perché facciamo fatica a rimanere in puntamento. Insomma, gli esercizi che si possono andare ad aggiungere a questi fondamentali che ho messo io sono veramente tanti. Ogni gruppo, ogni squadra è e dovrebbe essere invitato a farli, compresi per esempio gli addominali, che io non ho neanche messo dentro, ma che sono essenziali, perché fare soft air è uno sport veramente completo. Perché andiamo a utilizzare sia le gambe per correre, per muoverci dove andiamo a sovraccaricare il nostro corpo, quindi c'è tanto peso. Andiamo a lavorare tanto anche sulla schiena, perché stiamo in puntamento e non possiamo stare in puntamento così, ci facciamo molto più male, ma siamo sempre in tensione con la schiena, quindi lavoriamo con la schiena, lavoriamo con le spalle, lavoriamo con le braccia. Va da sé che tutti i muscoli che ho citato sono essenziali per poter andare a giocare a soft air in maniera corretta, quindi dovreste possibilmente allenare un pochino tutto il corpo. Potete fare palestra, potete fare sport, non c'è bisogno, ripeto, di essere Arnold Schwarzenegger, anche perché sennò io sarei veramente messo male. L'importante però è tenersi allenati, perché altrimenti purtroppo non serve a nulla. Bisogna fare almeno 2 allenamenti a settimana se non fate niente, nessun altro sport. Non basta andare a giocare solamente la domenica. Bene, io ho finito con questo video sull'allenamento, spero di essere stato brenso, breve ma denso, e vi chiedo di dirmi nei commenti cosa ne pensate, perché se questo genere di contenuti vi piacciono, vi prego lasciate un like e soprattutto fatecelo sapere nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Ripeto, io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo incredibile sabato, vi ricordo che usciranno altri 2 video in cui parlo dell'utilizzo dell'arma lunga e dell'arma corta, vi ricordo inoltre che c'è il link del monopolio di Software Shop dove potete trovare un sacco di attrezzatura tattica da software a veramente ottimi prezzi. Se avete dubbi, domande e consigli necessari, noi siamo pronti a darveli. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio canale secondario, in cui pubblico più cose relative alla mia persona, sempre inerente al mondo tattico, e un po' di roba nerd interessante, sempre legata al mondo tattico. Il mondo tattico ce l'ho tatuato nel cervelletto io. Quindi, senza allungarla troppo, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro un buon sabato e come al solito, stay hungry!
e per tutto luglio. Cioè, ma sei serio?